Scontro diretto per la permanenza in promozione tra Sampierana e Nova Feltia. I gialloblu si presentano in esterna con quattro volti nuovi ad iniziare dal portiere Romani, proseguendo con Taioli, Luzzi e Bravaccini. Narducci è capitano di giornata, in panchina siede Rinaldi. La Sampierana tenta di colpire fin da subito direttamente a calcio piazzato, ma la conclusione di Giovannetti termina alta. A rispondere con uguale esito è Mezgur. Per vedere la prima azione degna di nota occorre aspettare il dribbling elegante di Luzzi. Gran conclusione della sua, Zollo si fa trovare pronto. Dalla bandierina al Sampierana rischia di passare, questo pallone viene spizzicato senza trovare deviazioni vincenti sotto misura davanti a Romani. Da un pallone invece rubato a centrocampo, Lanzi cerca il golasso, la sfera termina alta. Nova Feltia che risponde con questo traversone a cercare Mezgul. Colpo di testa parte l'attaccante con la sfera che si alza sopra la traversa della porta difesa dall'estremo di casa. Sul fine di tempo Narducci tocca così Pippi in area di rigore. Per l'arbitro non ci sono dubbi, trattasi di penalty. Dal dischetto Giovannetti non sbaglia trovando il gol. Partita. Nella ripresa il Nova Feltia va vicinissimo al pari. Da rimessa laterale di Mamutai, Mezgur segue un movimento che inganna i propri marcatori, ma trova il palo. Sulla ripartenza il Nova Feltia recupera la sfera, lancia in profondità Bravaccini, che è bravo nel superare Zoli in uscita ma impreciso in fatto di mira. Qui Mezgur perde la sfera proprio al limite della propria area di rigore. La Sampierana ne approfitta ma non trova il raddoppio. Lo stesso attaccante prova a farsi perdonare ma Zollo risponde presente. Sul finire un'azione per parte. I bianconeri sprecano la chance del raddoppio mentre dall'altra parte la punizione di Luzzi si alza sopra la porta difesa da Zollo. Le emozioni terminano qui con i padroni di casa che si impongono per una rete a 0.